Oggi una torta salata svuota frigo. Per questa ricetta vi serviranno una zucchina, un peperone, una melanzana non tanto grande, una manciata di funghi champignon già puliti, del sale, del peperoncino, 150 g di formaggio a pasta filata, un po' di olio extravergine d'olivo e un rotolo di pasta sfoglia. Io ne utilizzerò una rotonda. Inizio subito lavando, pulendo tutte le verdure e tagliandole a cubetti. Faccio la stessa cosa con la melanzana. E infine anche con i funghi che vado a tagliare a fette non molto sottili. In una padella antiaderente vado a mettere prima i peperoni e le melanzane. Aggiungo un pizzico di sale, un po' di peperoncino e l'olio extravergine d'oliva. Vado a spostare sul fuoco, faccio rosolare qualche minuto e vado a mettere il coperchio per completare la cottura. A quasi cottura dei peperoni e delle melanzane, vado ad aggiungere le zucchine che avevamo fatto precedentemente a cubetti e i funghi. Riporto sul fuoco qualche altro minuto per completare la cottura. E una volta cotte, le lascio raffreddare. Una volta fredde, vado ad aggiungere il formaggio a pasta filata che avevamo già tagliato a cubetti e qualche cucchiaio di pangrattato per asciugare bene le verdure. Posiziono la pasta sfoglia in una tortiera e vado a versare il mio composto di verdure, di formaggio a pasta filata, di pangrattato. Livello il composto con un cucchiaio. Se necessario, chiudo i bordi laterali della sfoglia e vado a mettere in forno a 200 gradi per 20-25 minuti. Questo è il risultato, una torta salata veramente veramente buona, con pochissimi ingredienti che potete preparare come ho fatto io, come un'ottima ricetta svuota frigo. Spero che anche questa piccola ricetta sfiziosa per eliminare magari qualche verdura che già c'è lì in frigo un po' dimenticata vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un bel pollice in su e un commento e condividete la ricetta sui vostri social. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.